agli ordini dello start. Benvenuto pubblico di Sport River Channel alla seconda puntata di Agli Ordini della Starter, la rubrica di approfondimento per quanto riguarda le corse al galoppo, ovviamente delle corse che si svolgono in Sardegna. E questa puntata ovviamente analizzerò le sei corse che si sono disputate venerdì pomeriggio, dove non sono mancati i colpi di scena. Diciamo che è una giornata che ha rispettato le attese degli appassionati, tra l'altro a corsi numerosi ad ogni dato Meloni per assistere alla prima. Analizzerò le corse, dove avremo i contributi dei protagonisti, dei vincitori, quindi abbiamo sentito varie voci degli addetti ai lavori. Ovviamente partiamo dalla prima corsa, che era una 1200 metri per cavalli di 4 anni e oltre, puro sangue inglese. In groppa c'erano i Gentlemen, alla sgabbiata sul Shadow System ha colto un buon break, poi è stato rilevato al comando da Lumacorno, che unitamente a Hulk Mess si sono incaricati dell'andatura. È stata una corsa più o meno, il copione è stato questo fino all'ingresso in retta. Al betting erano appoggiati Lucky in Your Eyes, che ha deluso le aspettative. Qua la vediamo in quarta ruota, poi non è progredita a centropista. L'epilogo però è avvenuto all'ingresso in retta, quando Lumacorno, che si era portato nel frattempo al comando, entrando in retta ha allargato, lasciando lo steccato. Allora ne ha approfittato Marco Gaglias in sella sud Service System, che non ha perso tempo ad aggirare il rivale, che era già lanciato in progressione, quindi l'ha prolungata. Alla fine ha vinto di quasi 4 lunghezze, molto facile questa affermazione di sud Service System, annunciato in forma già dal suo trainer Gianmarco Pala. Al secondo posto rimane in quota Lumacorno con Stefano Pistilda, al terzo Cathy Cod, mentre al quarto chiudeva Hulk Mesh. Una bella vittoria questa di Sud Saddle System. Per lui abbiamo sentito il vincitore Marco Gaglias, che torna al successo dopo un anno, dopo il 2018 da Maiden. Sentiamo le sue impressioni. Marco Gaglias, che abbiamo fatto con Sud Saddle System. Marco, se buongiorno, ci vediamo la mattina. Speriamo bene, dai, speriamo. E vuoi per iniziare, già metà dell'ora, speriamo. Sì, tu lo conosci bene questo cavallo, perché hai avuto occasione di montare un mattino. Allora si può montare questo, è capito molto bene. Bene, dai, sì, lo conosco abbastanza bene. Ha già... È un cavallo, diciamo, che si può adattare a parecchie distanze. Oggi ci speravo. Secondo te 1000-1002, oppure anche adesso col passaggio di età non affronta più 3 anni, affronterà anche la categoria di anziani, che è molto più vasta. Secondo te quando era 1600-1008? Sì, sì, ma come ha detto già Gianmarco, lui aveva già corso l'anno scorso con i vecchi, quindi aveva anche un filino di più di esperienza degli altri, e comunque secondo me è un cavallo che si adatta a fare un po' di distanza. L'ultima cosa sul proprietario, Sud è un cavallo nato alle parti di Sardegna, dai fratelli Pinas insieme al padre, e fatti felici loro per il tenere. Certo, felicissimo, perché lui ha una storia particolare, diversa dagli altri, perché è un cavallino che è rimasto orfano e quindi hanno dovuto proprio allevare a Bidro, un ciuccetto, proprio sono affezionatissimi, quindi saranno contentissimi. Certo. Come lo scorso anno, perché abito, ricordiamo, lo scorso anno rientra e quest'anno di nuovo rientra. E obiettivi per te per questa stagione? L'anno scorso è chiuso male, questo non è subito col botto della vittoria. Sì, sì, speriamo bene. L'anno scorso tanti piazzati e quest'anno ci voleva la vittoria per iniziare bene. Ok, complimenti Marco. Grazie. Abbiamo sentito Marco Gaglias, a cui auguriamo in bocca al lupo, ovviamente però
A lui perché ha vinto, ma lo auguro davvero a tutti i GR che ci mettono sempre impegno e passione per coltivare questo loro hobby, se così vogliamo chiamarlo. Passiamo alla seconda corsa, una condizionata sui 1200 metri per cavalli di 3 anni. Qua c'è stato il coast to coast di Fanzuri, ovviamente come da copione lei si porta sempre al comando, è brillante a partire, è stato bravo qua addirittura a gestirne i parziali perché non si è fatto prendere dalla foga. Vediamo che cerca un po' di tenerla in mano, si fa affiancare dall'attack Bredigi Mondast, mentre Pintor Physics si è messo un po' lì si è messo a tiro, si voleva far portare secondo me per poi fare l'addirittura. Mentre ha tardata Mastra di Scola, America Spirit. Fanzori qua in curva, sta graduando. E poi qua per lì da Detturi inizia ad accompagnare, come si vede dalle immagini, entra in retta, guadagna quelle due lunghezze che Pintor Physics non riuscirà mai a recuperare. Qua lunga bene Fanzori, credo sia una vittoria facile, un po' sottotono anche nella galoppata Pintor Physics, recupera all'interno Mastra di Scola, mentre per il quarto emerge American Spirit, una debuttante al training di Antonio Curti, siamo a Mastra di Scola. American Spirit è la sorella uterina di Art of Stone, quindi un bel debutto e buona per la prossima. Fanzori ha vinto con il sella, come ha detto Francesco Dettori, con lui erano quelli del signor Paolo Bellu. Abbiamo sentito per lei la trainer Maria Tina Floris che ci ha raccontato le sue impressioni. Allora, nella seconda corsa ha vinto Fanzori, qua abbiamo l'allenatrice. Ciao Maria Tina. Ciao, buonasera. Fanzori, come l'anno scorso, ha vinto l'anno scorso debuttava, quest'anno non si può considerare un rientro perché aveva già corso a Pisa, come ho detto ieri nella mia rubrica, è subito al palo, subito al segno. Sì, siamo soddisfatti, ha risposto alle aspettative, sta migliorando, aveva avuto un problema fisico che per fortuna sembra risolto. L'ultima uscita a Pisa non l'abbiamo neanche presa troppo in considerazione perché forse avevamo alzato un po' il tiro in categoria, però in questa categoria e su questa distanza pensavamo potesse correre bene, quindi anche, anche se c'era appunto la paura un po' di Pintor Physics Mastra di Scola, siamo riusciti a portarlo a casa. Ecco, l'aspettavate più che siamo. Ci speravamo, se avevamo abbastanza sicurezza, insomma. Quindi abbastanza fiducioso. Sì. Senti, una cavalla tarata, secondo te 1.200 può fare anche 1.600? Per ora no, sui 1.200 stiamo lavorando per portarla a distanze più lunghe. Ok, complimenti Maria Tina. Grazie. Abbiamo sentito Maria Tina Floris, ovviamente la connection. Floris Satta, a cui facciamo i complimenti per questa bella vittoria, anche perché in questa categoria non era facile. Comunque Fanzori si è dimostrata la velocista spedita che è, quindi lei ha detto che stanno lavorando per portarla anche a 1.600, magari in Sardegna si riesce, però abbiamo visto a Pisa a 1.500 ha già mostrato i suoi limiti. Comunque staremo a vedere nel proseguo della stagione. La terza corsa era una condizionata lo stesso, sui 1.800 metri, perché a cavalli puro sangue inglese di 4 anni. La corsa era apertissima, purtroppo è stata caratterizzata dalla caduta all'ingresso in retta che ha un po' condizionato vari protagonisti. Qua vediamo Sardegna Mia, che va a riprendere la battistrada fino a quel momento Country Format. Passa a Sardegna Mia, prova la fuga a traguardo lontano, qua vediamo la caduta di Winnie e Enrico il Conte, per fortuna senza conseguenze per cavalli e fantini. Sardegna Mia scappa via, Cospiretto nel frattempo è rimasto indenne dalla bagarre, ben interpretato da Angelo Citti, che di forza spinge e sospinge il suo cavallo fino a concretizzare la rimonta su Sardegna Mia. Una bella vittoria questa di Cospiretto su Sardegna Mia. Tutti e due ben al rientro, devo dire. Terzo posto per Bello di Toni, mentre al quarto Ex Love riesce a,
a spuntarla su country, sulla generosa country format, mi viene da dire. Cospirator è un cavallo che per noi, penso per gli appassionati, una razza del genere, ci fa solo onore averlo, a vederlo a Chilivani. Ricordiamo che è il fratello di Blitz de Nars, vincitore del derby italiano del 2013, poi c'è stato Blitz Artes, insomma, Blitz Power, Blitz Zone, una serie di cavalli, quindi per noi vederlo qua, per me è già un onore commentarla questa razza, quindi bene, meglio avere cavalli così che possono dare anche visibilità alle nostre corse, qualità soprattutto, tasso tecnico. Per Cospirator abbiamo sentito il fantino Angelo Citti che ci ha raccontato un po' le sue impressioni da sopra il cavallo. Alla terza corsa abbiamo qui il fantino vincitore, un ritorno al successo per te, Angelo Citti. Sì, per fortuna sì, è venuto questa vittoria abbastanza bella, dai. Ricordiamo al pubblico, tu non sei sardo, sei... Sono di origine di Viterbo. Quindi sei laziale. Laziale, ok. Sì. Quindi ormai sei in pianta stabile qua in Sardegna, i sfruttano molto oltre ai tuoi prodotti anche il tuo paesetto. Sì, per fortuna sì. Senti, due domande su Cospirator, un cavallo di classe comunque. Ha frequentato altri palcoscenici, tu che c'eri sopra oggi sappiamo che ha passato un bel periodo. Come è andato il passo? Perché ha fatto una progressione che è bruciante come La mia sincerità, guardando la carta sua, c'è poco da dire, è un gran cavallo, ha fatto sia anche i pali che gli ippodromi e ha fatto vedere quello che vale. Oggi, rientrando dopo un bel po' di tempo, ha fatto un bel numero, diciamo, dai. Più c'è la distanza per lui è meglio, è più si inganna in fondo. Senti, lui, ricordo al pubblico che è il fratello di Luchino di Blitz Bar, Blitz Bar è la mamma, Blitz de Nars è la vincitrice, buonanotte, è il vincitore del derby italiano, quindi è una classe perché questa linea ha sempre dato cavalli, non certo per chi li fa, come si suol dire, non corso su altri livelli. Secondo te è un cavallo che quest'anno si farà sentire? Secondo me, da quello che ho sentito oggi, che secondo me era di tanto il 40% sul lavoro, e da quello che ho sentito sì, secondo me è un cavallo che quest'anno fa vedere tante cose e tante soddisfazioni. Il cavallo come lui è anche al 40% vince di classe. Sì, sì, secondo me sì, l'ha dimostrato oggi. Senti, su di te invece sei iniziata bene questa stagione anche di qua, penso che verrai... Verrai sempre, fin quando ti cercano i proprietari, allenatori, tu verrai sempre. Sì, sì, no, quest'anno ho delle buone chance con degli allenatori, speriamo di poter far meglio sia per me che per loro. Va bene Angelo, noi ti salutiamo e speriamo di vederci presto, perché se ci vediamo... Grazie. Bene, abbiamo sentito Angelo Citti, le sue impressioni sul Cospirator, abbiamo sentito che comunque è un fantino che verrà spesso in Sardegna. Molti allenatori, come gli ho chiesto a lui, sfruttano il suo peso e soprattutto anche le sue doti, quindi un in bocca al lupo anche ad Angelo Citti. Passiamo alla quarta corsa, una delle corse che sicuramente creava maggior interesse tra gli appassionati e anche addetti ai lavori, era la debuttati per anglo-arabo qualificata a fondo inglese. Come ogni debuttante, qualche parapiglia alla sgabbiata, due sono rimasti in gabbia. Qua vediamo subito Artigiano portarsi davanti, un cavallo che devo dire la verità, come ho detto venerdì, a me ha impressionato a occhio, come si suol dire, mi ha riempito l'occhio. Non ha tradito perché comunque ha fatto un bel... ha vinto da un capo all'altro, molto bravo Michael Arras in sella a gestirlo. Qua vediamo la retta opposta, regolare la galoppata di Artigiano. Ayosu Nanni ha provato a portarsi sotto, ma come vediamo qua Artigiano conserva sempre quelle 2-3 lunghezze di vantaggio, che poi in una corsa così da debuttanti, comunque cavalli inesperti, recuperare dopo diventa complicato.
Passiamo ora alla retta, dove vediamo la fondo di Ayus Sunnani, che ha provato Sandro Gessa a rimontare, ma qua, come vediamo, reagisce sempre l'artigiano, quindi gli mette sempre quella testa davanti e la porta a casa l'artigiano su Ayus Sunnani. Al terzo posto a Raio, un altro cavallo che avevo nominato, si apre soprattutto perché il padre era distant away, c'era curiosità nel vedere questi primi prodotti. Artigiano era il primo prodotto di Free Music, ha vinto. Arraio lo stesso era il primo prodotto di Distant Way. Il quarto è Arsenico Lupin. Quindi buona la prima, come si suol dire, per Artigiano. Per lui il team era quello di Francesco, il trainer era quello di Francesco Brocca. Abbiamo sentito il suo allevatore proprietario Luciano Manno, che ci ha raccontato un po' cosa ne pensa lui. Allora, per la quarta corsa ci avevamo i debuttanti, siamo qui con il proprietario di Artigiano. Era un po' chiacchierato prima del debutto, perlomeno da parte mia. Non mi ha smentito, perché comunque ha vinto anche me. La tua impressione da terra? Ha fatto una buona corsa, speravamo che corresse bene come la corsa, però un debutto è sempre un debutto. Ve l'aspettavate così subito al debutto? No, il debutto non mi fa sapere che andasse bene, sì. Quindi eravate fiduciosi? Sì, abbastanza, sì. Tant'è vero che nell'intervista di qualche settimana fa Francesco Brocca, l'allenatore, era un po' fiducioso di questa cavallo, soprattutto per la linea di sangue, perché comunque, come mi dicevi poc'anzi, non è sbagliato uno. No. Ha fatto il giro qua? Nessuno, 4 su 4, era fatta andando in crescendo la sorella l'anno scorso, lui speriamo che sia almeno quanto una sorella, se qui ha qualcosa di più no. Anche perché questa domanda che gli ho posto io a Francesco ce l'avrebbe messa la firma, sarà cominciato. Sì, era una buona cavalla, ha avuto dei problemini, non è stata mai a 100%, però quel giorno che era un po' in ordine ha fatto vedere che la roppava. Senti, chiudo con dirti cosa vuol dire vincere la proprietaria del allevatore, perché alleva l'anglo arabo, comunque un credo, una passione e tutto. Io ho sempre allevato anche qualche culo, ma prevalentemente il mezzo. Però vincere... Vincere è quello che sperano tutti e che fanno tutti questo mestiere. Purtroppo sono anche gli altri, le sconfitte sono forse quelle che ti fanno più andare avanti. E cercare di fare il meglio. Bene, Luciano, io ti ringrazio. Alla grazie. Prossima, in bocca al lupo per il proseguo della strada. Grazie a te. E ovviamente ci metterebbe la firma, come abbiamo sentito il signor Luciano Manno, per ripetere la stagione della sorella di Artigiano Zanonda. Lui è partito bene perché ha vinto il debutto. Se il buongiorno si vede al mattino, il cavallo comunque c'è, ma sicuramente ancora è presto per sbilanciarsi su valutazioni. Ovviamente bisogna aspettare il confermarsi di Artigiano, di Ayus Sunnani, di Arraio. Molti cavalli verranno avanti, staremo a vedere già dalla prossima Maiden. La quinta corsa era una debuttante per sole femmine. Abbiamo visto qua il numero di Silbomba, qua alla sgabbiata la più brillante e armoniosa, che va decisa al comando. Si incarica dell'andatura nelle mani di Antonello Fadda, dietro si assestano le posizioni. Armoniosa ha proseguito, cioè le posizioni sono rimaste immutate, lei sempre al comando, gli altri all'inseguimento. Qua vediamo Silbomba che è risalita fino alla seconda posizione, in scia si è messa a Green Desert. Come si mettono in retta? Silbomba accende il motore e scatta a centro pista, sospinta da Francesco Dettori. Qua fa un numero, devo dire, Silbomba, perché vincerà il debutto di 6 non è... Sicuramente era pronta, come sentiremo ora, Massimiliano Narduzzi. Qua fa una bella progressione, una bella puntata. Seconda rimane armoniosa, terza Green Desert, una cavalla, come avevo detto venerdì, che a me non mi dispiaceva, e quarta è Astre. Silbomba è la sorella di Imperatore da Clodia e Spartaco da Clodia, quindi una linea vincente comunque. Mentre
al secondo posto, come ho detto, Armoniosa, anche questa è una bella cavalla, si è presentata bene. Da rivedere Agrindese, Terastre, magari una corsa più regolare, comunque. Lo stesso discorso dei maschi, stiamo a vedere la Maiden già che c'è fra due settimane, per vedere un attimino di assestarsi le gerarchie. Come ho detto, per Silbomba, sentiamo cosa ne pensa Massimiliano Narduzzi nei microfoni di Sponge per Biz. Allora, nella quarta corsa avevamo la debuttante in femmine, molta curiosità come sempre, e ha vinto l'ospite. Se non l'ospite ti possiamo già considerare l'adozione, pensate di no. Massimiliano Narduzzi. Ma mi farebbe piacere essere considerato di adozione, quindi ospite sì, perché vengo dal continente come dite voi, però insomma qui ormai sono come se fossi a casa, un sacco di amici, un sacco di gente, vengo spesso a correre, quindi per me è sempre un piacere. Senti, questa cavalla è la sorella, come ho detto ieri, di Imperatore da Clodio e Sparta con la Clodio, la classe non è una buona. Sì, questa fattrice è veramente fenomenale perché non ha sbagliato un colpo. Dunque, se ricordo bene, da Spartaco, da Imperatore, Spartaco tra l'altro tutti e due vincitori in Francia, poi Terribile da Clodia, plurivincitore, Sultano da Clodia, vincitore anche lui, e quest'anno Silbomba. Quindi insomma una fattrice che fa long playing, non è facile trovarla, poi tra l'altro anche con ottimi vincitori, insomma, non solo vincitori di corsettine, quindi una gran cavallo. Senti, è la tua prima volta che porti cavalli in salina a debuttare, se non sbaglio. No, c'è stata ricordacelo. La prima volta credo che sono venuto a debuttare, no, credo che sia che me lo conferma Maurizio, con Gamin di Foretta. Ah, è vero. Avete debuttato qua? Ho debuttato qui, sì, perché non c'erano le corse per qualificare a Grosseto e per poter poi correre tutta la stagione sono stato costretto a debuttare qui. Non abbiamo fatto niente, è stata anche una situazione abbastanza simpatica, varie peripezie. E poi dopo però che mi ricordo è diventato un cavallo che conosciamo. Certo. Senti, parlando di Silbomba, ha vinto facile, bene, è scesa già pronta, ti aveva fatto vedere qualcosa, perché a Follori lamentava il fatto che non avendo Roma magari non avevi molti riferimenti, invece qua ha dimostrato di essere già in palla. Sì, diciamo che Silbomba insieme ad altri puliti sono quelli che ho portato qui a Chilivani da Cesare Satta circa un mese fa, già con un buon grado di preparazione, poi lui ha fatto gli ultimi lavori di finitura e l'ha portata al puntino oggi per vincere. Chiudo con dirti il programma di questa cavalla, secondo te può migliorare, oggi era pronta, secondo te era l'80, può andare ancora al 100%. Ma senti, un puledro alla prima corsa pronto non lo si deve mai considerare, bisogna sempre dargli un margine. Poi è vero ci sono quelli più precoci, quelli meno precoci, però secondo me non è arrivata al suo massimo, ma questo perché è normale, ce lo dovrà far vedere. Magari oggi ha vinto bene anche perché forse qualcun altro non è poi così ben preparato, ancora deve venire avanti, questo lo vediamo nel futuro. Sicuramente ha dei margini, poi è una cavalla che in genealogia, una cavalla che fa tanti metri, quindi solitamente i cavalli da distanza hanno sempre bisogno di percorso. Un appunto personale, i complimenti dell'intuizione di acquistare il Dorda Bonova, perché il managgio della Chiusa, questa qua sono figli di Dorda Bonova e delle tue fattrici, quindi vuol dire che l'incrocio funziona. Cioè, funziona. Perlomeno, i risultati ci sono. No, devo dire che ha funzionato, sta funzionando moltissimo, perché tu hai nominato Vanadio, hai nominato Silbomba, ma c'è Pellivre, c'è Terribile, c'è Bricona. Cioè, ci sono molti cavalli che aver incrociato il sangue di Lord del Bonorba con il sangue di Bombolino stanno dando ottimi risultati. Massimiliano, io ti ringrazio per l'intervista e avrò modo più avanti di sentirci. Grazie a te, grazie a tutti. Bene, abbiamo sentito Massimiliano Narduzzi, abbastanza soddisfatto di questa vittoria. Bravo, come gli ho detto, a intuire le caratteristiche di Lord del Bonorba, che incrociato con il suo sangue, le sue fattrici, sta ottenendo ottimi risultati. Silbomba credo che resti qua ancora per un po' in Sardegna, proverà sicuramente la terra fino all'internazionale, credo. Ovviamente cammin facendo poi dovrà confermarsi la cavalla e tutto, però
ha già dimostrato di avere i mezzi per poter competere ad altri livelli. Passiamo alla seconda corsa, sesta e conclusiva corsa della giornata, una fondo arabo per 4 anni e oltre. Erano due gli anziani impegnati e hanno vinto loro. Era il duo del team di Antonio Fisiopinna, che ovviamente non può mancare la sua firma nelle corse in Sardegna. Ha vinto Urlo de Genta, un cavallo che a 1600 metri forse aveva meno credito. Qua lo vediamo già impegnato Sandro Gessa, l'interprete, nella curva finale, lo sta montando a dovere, un po' ricorda la monta di Angelo Godani nel derby il giorno in cui vinse. Qua lo porta sotto, è sospinto a braccio e frusta da Gessa, si porta a centropista, nel frattempo Tacito Lecito passa Oro che aveva condotto fino a quel momento. Tarda ad ingambarsi qua Urlo de Genta, diciamo che gli fa sudare sette camicie a Sandro Gessa, brava a crederci, qua cambia frusta per passare il compagno di scuderia e la porta a casa. Su Tacito Lecito, terzo risale Zio Fester, quarto Oro. Quindi hanno vinto i cavalli più esperti, una doppietta per il team in Pinna. Abbiamo sentito per Urlo de Genta 10 secondi a cavallo Sandro Gessa, che l'ho avvicinato appena prima della foto di dritto. L'ho prestato abbastanza e in fondo, sai, lui se aggancia gli altri di basso. Mi ha tradito perché io ho detto che gli servivano 800 metri in più. Le abbiamo cercati un po' prima. Come sempre gentile e cordiale Sandro Gessa, che ha risposto alla domanda pur aver vinto essendo a cavallo, ha capito che la stavo riprendendo, quindi un bel contributo, lo ringrazio infatti a Sandro. Bene, la puntata finisce qui, abbiamo sentito i vari protagonisti, noi ci vedremo venerdì per l'analisi della seconda giornata. Come sempre spero di non avervi annoiato, colgo l'occasione per invitarvi a iscrivervi al canale Espoo River Beats Channel e chi ha Facebook a mettere mi piace alla pagina, chi non l'ha fatto ovviamente. Un clic, un secondo, non costa niente, anche perché iscriversi sul canale Espoo River Channel e mettere mi piace su Espoo River Beats, nella pagina ufficiale di Facebook, ci vuole un secondo ed è interamente gratuito. Grazie mille a voi e ci vediamo venerdì per l'analisi della seconda giornata. Ovviamente ricordo che è in programma sabato e non venerdì. Arrivederci. Agli ordini dello start.